Ciao ragazzi, e dunque dopo l'Argentina di Messi anche il Portogallo di CR7 va a casa. Insomma, direi che Ronaldo a parte non è che abbiamo visto sto grande Portogallo, anzi, sinceramente abbiamo visto un Portogallo veramente mediocre. E alla fine la differenza l'ha fatta di più Cavani, che però aveva più una squadra organizzata alle spalle. L'Uruguay squadra chiusa, aggressiva, come al solito, come storia dell'Uruguay, squadra che ti lascia pochi spazi, squadra ostica al 100%, e brava soprattutto a ripartire in contropiede veloci con Suarez e Cavani, ovviamente terminali offensivi di lusso direi, quindi direi che alla fine è meritato alla grande per me l'Uruguay. E tra l'altro, io secondo me il Portogallo non meritava neanche di passare i gironi come squadra. Per me come squadra il Marocco probabilmente meritava qualcosa in più. Quindi credo che alla fine il Portogallo abbia fatto quello che, insomma, che si poteva aspettare da una squadra che, tolto Ronaldo, effettivamente è troppo troppo poco. Si sapeva, Ronaldo ha fatto 3 gol con la Spagna, ha fatto un gol col Marocco, ma non è che Ronaldo può farti 40 gol a partita, quindi era normale che prima o poi, nonostante Ronaldo, il Portogallo trovasse difficoltà. L'ha trovata oggi ed è uscita, credo meritatamente, quindi. E dunque l'Uruguay che passa, l'Uruguay di Rodrigo Bentancur, quindi la Juve continua a tenere, questo era uno snodo importante per il mondiale della Juve, per il mondiale dei giocatori della Juve, perché Francia-Argentina non cambiava granché, comunque è passato Matuidi, quindi Uruguay-Portogallo, se non passava Bentancur, insomma avremmo avuto una squadra, un giocatore in meno, no? E quindi adesso staremo a vedere la prossima partita, staremo a vedere i quarti di finale, che sarà appunto Francia-Uruguay. Meno scontata del previsto, perché l'Uruguay, soprattutto abbiamo visto anche oggi, ha un'organizzazione difensiva davvero quasi impeccabile. Ha preso un gol solo con questo Portogallo, e quindi staremo a vedere se la Francia sarà brava a riuscire a infilare questa squadra. Credo che troverà molto 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 duro la Francia, perché l'Uruguay è veramente una grande squadra ben organizzata. Ragazzi, chiudo qua il video, vi do appuntamento domani per appunto le partite di domani pomeriggio e domani sera. Ciao a tutti!